Io una volta insegnavo al centro sperimentale di cinematografia di Roma e mi ricordo che spiritosamente ho fatto una cosa, ho detto a un ragazzo il primo giorno di disegnarmi sulla lavagna l'affondamento del Titanic. Per questo ragazzo mi ha disegnato le onde del mare e poi mi ha fatto la sagoma del Titanic con la sagoma dell'iceberg. E io ho detto manca qualcosa, manca la cosa più importante, poi ognuno ha detto la sua e siamo arrivati al punto, cioè mancava la parte sommersa, cioè il Titanic ha urtato l'iceberg soprattutto sott'acqua, quindi la cosa importante, l'urto che ha preso, non era visibile. Questa è la regia. La regia è qualcosa che non si vede. Quello che si vede sono le riprese di prima. Per cui, per esempio, quando ci sono dei ragazzi che scalpitano per andare a fare gli assistenti, non so, il 14° assistente di Scorsese, no? Pensando che guardando le riprese di Scorsese capisci cos'è un grande regista, sbaglio, perché Scorsese sta solo effettuando le riprese del suo film, la regia l'ha già fatta, la regia se la porta da casa, la regia è una cosa che uno fa anche mentre mangia, mentre va al gabinetto, mentre parla con un amico, la regia è una cosa che sta dentro, e sta dentro anche al film. Quello che si vede è il risultato di questo lavoro che ognuno. E allora succede che restano senza il regista e dovrebbero fare da soli, e spesso succedono delle cose senza il regista e non vanno poi montate nel film. È un fatto proprio, non dico che è un fatto di pudore, per carità, è un fatto di mia formazione interna, cioè non mi sembra quello il luogo in cui certe cose si debbano tirare fuori. Cioè io voglio preservare, per esempio, l'erotismo, a me interessa molto l'erotismo, però la sfera erotica riguarda altri aspetti del mio lavoro, che non invece una donna o un uomo nudo o una macchina presa. Non dico una cosa molto lunare se dico che è un fatto erotico, proprio come diceva prima Goffredo citando lui Mal, l'atto stesso di filmare. Il fatto stesso di mettere la macchina da presa sul viso di una persona, quello è già un fatto erotico. Non c'è bisogno che questa persona mimi in modo spesso sgradevole e assolutamente non veritiero. Io raramente ho visto al cinema delle cose che fossero contemporaneamente giuste e anche vera, non so come dire, ho sempre visto l'imbarazzo in quelli che recitavano e anche in chi stava dietro. Quindi non è un fatto moralistico, è solo un fatto che mi lega, io non so fare quelle cose. Mi chiamano poi l'uomo dall'abbraccio d'oro perché in ogni film faccio degli abbracci molto lunghi e in questo senso uno dal quale ho preso, forse, senza volerlo, è Godard. Godard non ha mai girato una scena di bacio in nessun film suo, c'è un bacio in tutta la filmografia di Gladiatore, è un qualcosa di talmente insensato a livello proprio anche di buonsenso, no? Scusate le difficili parole, è veramente un punto di vista che non si può avere, che a un certo punto tu ti distacchi completamente dalla storia che stai vedendo, non ci credi più, mentre invece ancora quando vedevamo Covarius, anche se qui io dico che parlavamo per Leoni, perché proprio lì c'è l'inizio a me mi stavo scatole, che non troppo bello, troppo buono, eccetera, no? Però almeno il cinema di allora non era viziato da questa tecnologia snaturale, no? Quindi io ti auguro a te che sei ragazzino di superare questa cosa e di innamorarti di cose più autentiche, più vere. Rischiare l'amore non corrisposto, bisogna. Nel senso che non è detto che amare facendo un film significa automaticamente acquisire
l'applauso o l'amore di uno spettatore o di un intellettuale. Per dar sicuro che questo film è stato fatto. Però se tu lo fai con amore, questo fatto ti appaga comunque te. Voglio dire, ci sono dei film non risolti ogni anno, tra i quali alcuni che ho fatto io, che per me sono più importanti di film risolti o di film che hanno avuto successo. Io ho avuto un grande successo con un film che si chiamava Il Ladro di Bambini. Non è che io non ami Il Ladro di Bambini, però ci sono almeno un paio di altri miei film che io amo di più e che hanno avuto meno successo. Cioè, l'amore per il cinema è un amore, adesso dico la grande battuta, a perdere. Deve essere un amore a perdere. Deve essere materno, non deve essere da amante. Non bisogna amare il cinema come un amante, ma come una madre ama un figlio. Grazie a tutti noi abbiamo studiato Leopardi. E quanto abbiamo odiato Leopardi, e quanto abbiamo invece amato Leopardi dopo che siamo usciti dalla scuola. Io mi auguro, spero che quel poco di insegnamento scolastico che c'è oggi del cinema venga abolito dalla signora, quella lì, insomma, potrebbe fare una sola cosa buona quella signora, una sola cosa buona le chiedo, una, abolire l'insegnamento del cinema, perché sta diventando una cosa, cioè il cinema viene preso come una materia, quando il cinema diventa materia scolastica muore, mentre il cinema deve essere qualcosa che ti stimola sensualmente, tu devi avere un piacere fisico a vedere un film, ad andare al cinema, e devi anche non confessarlo questo amore, anche fartelo segreto, andare senza dirlo a nessuno a vedere quella che tutti considerano una stronzata, la possiamo dire, ecco perché il cinema è fatto anche di questo, è fatto di scoperte, è fatto poi di un pomeriggio passato da solo dalle 3 alle 6 in una sala buia, se te lo insegno a scuola è finita, non ci andrà mai. Bello.